Buongiorno a tutti, amici di Radio Speranza e dell'Unitalsi. Sono Marta e oggi sono io che vi faccio compagnia. Vi porto i saluti però sia di Rita che di Federica. E innanzitutto oggi sarà una giornata un po' particolare perché nella seconda parte della trasmissione avremo un'intervista. Ma non di una volontaria dell'Unitalsi di Pescara, bensì di una volontaria dell'Unitalsi di Giulianova. Quindi abbiamo pensato anche di fare questo gemellaggio di interviste che sicuramente ci aiuta anche ad unire le varie realtà e le varie sottosezioni dell'Abruzzo. E in questa prima parte oggi noi in primis parleremo naturalmente del perdono di Assisi che ci sarà dal mezzogiorno del primo alla mezzanotte del 2 agosto, e quindi sabato e domenica di questa settimana. E inoltre parleremo anche di una grande santa, in questo caso forse sono un po' di parte, che è Santa Marta. La mia santa. Allora, come prima cosa, a me faceva piacere parlare appunto del perdono di Assisi, sperando che possa anche aiutare chi magari non conosce questo evento e ricordarlo a chi invece ne è già a conoscenza. Proprio da mezzanotte, da mezzogiorno del 1° agosto a mezzanotte del 2 agosto è possibile lucrare per sé o per un defunto in una qualsiasi chiesa francescana o parrocchiale l'indulgenza plenaria della porziuncola ottenuta da San Francesco per il bene delle anime. Le fonti riportano che il santo, dopo un'apparizione di Gesù e Maria, si recò da Papa Onorio III che gli concesse l'indulgenza. E poi il poverello, il 2 agosto del 1216, l'annunciò così ai fedeli: io vi voglio mandare tutti in paradiso. Quello che ha reso nota in tutto il mondo la porziuncola è soprattutto il singolare privilegio dell'indulgenza, che va sotto il nome di perdono d'Assisi o appunto indulgenza della porziuncola, e che da 8 secoli converge verso di essa. Milioni di pellegrini desiderosi di varcare la porta della vita eterna per ritrovare pace e perdono. L'aspetto religioso più importante del perdono di Assisi e di ogni indulgenza è la grande utilità spirituale per i fedeli, stimolati per goderne i benefici alla confessione e alla comunione eucaristica. Confessione preceduta e accompagnata dalla condizione per i peccati compiuti, dalla contrizione per i peccati compiuti e dall'impegno a emendarsi dal proprio male per vivere sempre più la propria vita secondo il Vangelo, così come hanno fatto tutti i santi, ed in particolare Francesco e Chiara, a partire proprio dalla porziuncola. L'evento del perdono della porziuncola resta una manifestazione della misericordia infinita di Dio e un segno della passione apostolica di Francesco d'Assisi. Quindi, naturalmente sappiamo quanto è importante, questa indulgenza. E adesso vi leggo anche le condizioni richieste affinché questo perdono di Assisi possa esserci. La prima condizione è la visita, entro il tempo prescritto, a una chiesa cattedrale o parrocchiale o ad altra che ne abbia l'indulto, al recita del Padre Nostro e del Credo. 2. Confessione sacramentale per essere in grazia di Dio negli 8 giorni precedenti o seguenti. La terza condizione è la partecipazione alla Santa Messa e alla Comunione Eucaristica. La quarta, una preghiera secondo le intenzioni del Papa
per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice. E la quinta e ultima condizione richiesta è la disposizione d'animo, che escluda ogni affetto al peccato, anche veniale. Quest'ultima condizione è veramente molto importante, dobbiamo proprio sentirlo, dobbiamo avere proprio l'animo disposto per far sì che questa indulgenza possa essere attuata nel miglior dei modi. E poi, come vi annunciavo all'inizio, voglio parlare molto brevemente di una santa che sicuramente sarà molto conosciuta, che è Santa Marta di Betania. Marta è la sorella di Maria e di Lazzaro di Betania. Nella loro casa ospitale, Gesù amava sostare durante la predicazione in Giudea. In occasione di queste visite conosciamo Marta. Il Vangelo ce la presenta come la donna di casa, sollecita e indaffarata per accogliere degnamente il gradito ospite, mentre la sorella Maria preferisce starsene quieta in ascolto delle parole del Maestro. L'avvilita e incompresa professione di massaia è riscattata da questa santa fattiva di nome Marta, che vuol dire semplicemente Signora. Marta ricompare nel Vangelo nel drammatico episodio della risurrezione di Lazzaro, dove implicitamente domanda il miracolo con una semplice e stupenda professione di fede, nella onnipotenza del Salvatore, nella risurrezione dei morti e nella divinità di Cristo, e durante un banchetto al quale partecipa lo stesso Lazzaro, da poco risuscitato. E anche questa volta ci si presenta in veste di donna tuttofare. È patrona delle casalinghe, delle domestiche, degli albergatori, dei cuochi e delle cognate. Insomma, Santa Marta penso che rappresenta veramente ognuno di noi. Penso che in ognuno di noi c'è una piccola Santa Marta e una piccola Maria. La cosa importante è sicuramente saper equilibrare questi due aspetti, entrambi fondamentali e indispensabili, e entrambi però che hanno bisogno l'uno dell'altro. Molte volte siamo presi veramente dal fare, anche quando ospitiamo proprio qualcuno, quando siamo con qualcuno siamo presi sempre nel fargli tante cose, nell'offrire tante cose, ma poi non ci rendiamo conto che magari la cosa più importante è semplicemente ascoltare qualcuno che ospitiamo, che andiamo a trovare, che incontriamo. L'ascoltare, il prenderci cura anche semplicemente nello stargli accanto mentre qualcuno parla, questa è una cosa molto importante. Molte volte viene purtroppo quasi offuscata dalla parte più materiale, più pratica. Ecco, la cosa importante è saper appunto equilibrare queste due parti. E non è sicuramente semplice. Chiediamo al Signore questo dono, perché è veramente un dono. E solo Lui può donarci il giusto equilibrio in queste cose e la giusta quantità di entrambi gli aspetti in ognuno di noi. A me faceva piacere parlarvi di queste due ricorrenze che questa settimana ci sono. E quindi ho voluto appunto parlare un po' del perdono di Assisi, molto importante appunto perché è una ricorrenza in cui possiamo veramente sentire la misericordia di Dio, e poi parlarvi di Santa Marta che appunto in ognuno di noi c'è e quindi ad ognuno di noi sicuramente è vicina. Per concludere, voglio leggervi appunto la preghiera di Santa Marta. Con fiducia ci rivolgiamo a te, ti confidiamo le nostre difficoltà e sofferenze. Aiutaci a riconoscere nella nostra esistenza la presenza luminosa del Signore, come tu l'hai ospitato e servito nella casa di Betania. Con la tua testimonianza, pregando e operando il bene, hai saputo combattere il male. Aiuta anche noi a respingere ciò che è male e tutto ciò che vi conduce.
Aiutaci a vivere i sentimenti e gli atteggiamenti di Gesù e a rimanere con Lui nell'amore del Padre per diventare costruttori di pace e di giustizia, sempre pronti ad accogliere e soccorrere gli altri. Proteggi le nostre famiglie, sostieni il nostro cammino e mantieni ferma la nostra speranza in Cristo, risurrezione e via. Amen. Io ho voluto appunto, sperando di essere stata, diciamo, prolissa in quello che ho detto, ho voluto un po', raccontare di entrambi questi avvenimenti, sperando che possa essere veramente, una fonte di riflessione anche, no? Per tutti. E poi, per concludere, voglio darvi alcuni appuntamenti. Il primo appuntamento, che è il pellegrinaggio che è più importante che noi svolgiamo durante l'anno, è Lourdes, che sicuramente è stato già un po' di volte ricordato nelle varie puntate di questi mesi. Quest'anno Lourdes noi la vivremo nella settimana dal 25 al 29 settembre e partiremo però solo in aereo quest'anno. Quindi tutti coloro che vogliono avere più informazioni, iscriversi, chiederci notizie, possono sicuramente iscriversi sulla pagina dei social che abbiamo, sia su Facebook che su Instagram, o chiamare appunto il numero della sede dell'unità ALSI e noi daremo le giuste informazioni. Comunque potremmo anche prendere un appuntamento per vederci di persona. E un altro appuntamento molto importante per noi, che ogni anno viviamo, è San Gabriele, che lo viviamo il primo sabato di settembre, quindi quest'anno il 5 settembre, però sicuramente sui social nel mese di agosto avremo sicuramente più notizie inerenti agli entrambi. I pellegrinaggi. Poi volevo dare una notizia che come ogni anno noi ad agosto ci fermiamo, quindi ci fermeremo sia con il nostro laboratorio del martedì pomeriggio sia con le altre attività. Quindi come ogni anno agosto ci prendiamo questo mese, ma ciò non toglie che potete scriverci o comunque contattare per qualsiasi cosa. Vi ringraziamo per questi mesi, per l'attenzione che ci dedicate ogni venerdì mattina. Sicuramente ci risentiamo a fine agosto per le nuove trasmissioni di Radio Speranza. Io vi lascio con molta gioia, veramente, ad un'intervista che penso che vi piacerà tanto. Soprattutto per la profondità anche delle parole usate e degli argomenti affrontati. E questa ragazza che ha fatto l'intervista, appunto, come dicevo all'inizio, dell'unità di Giulianova, si chiama Virginia, e ci ha voluto far felici con queste sue parole, raccontando la sua testimonianza veramente molto profonda. Vi lascio a lei. Alle sue parole, alla bellissima intervista condotta da Massimiliano, come sempre, che ci guida in queste bellissime interviste e testimonianze. E noi vi salutiamo, porto un saluto da parte di tutta la famiglia Unitalsiana e ci risentiamo sicuramente per le nuove puntate dopo agosto. Un abbraccio. Cerca Radio Speranza in Blu su Facebook, alla pagina Radio Speranza. Clicca mi piace e condividi con i tuoi amici. Ben trovati a tutti da Massimiliano Spiriticchio. Siamo con Virginia Di Domenico. Virginia, ecco, ci vuoi raccontare un po' come hai conosciuto l'Unitalsi? Sì, ciao a tutti.
Allora, diciamo il primo incontro è stato a casa perché ho mia mamma che ha sempre fatto parte dell'unità Alsi quando era giovane anche lei e mi faceva sempre vedere le foto di tutti i pellegrinaggi in cui andava e via dicendo. E, insomma, mi ha sempre invitato, anche se lei poi ha smesso. E poi un giorno nulla, mia nonna si è sentita male e l'abbiamo portata all'ospedale e lì ho conosciuto un infermiere che è il presidente della mia sottosezione, Giulia Nova, che saluto, Dante Luciani. E da lì l'ho conosciuto, ci ho parlato e ho iniziato ad andare alle prime attività, insomma, sì. E quindi insomma hai conosciuto anche altri giovani che fanno Sì, parte. come guida principalmente ho avuto Eleonora, la figlia di Dante, il presidente che Sì. abbiamo nominato prima. E da lì piano piano ho iniziato a frequentare sempre di più. Io inizialmente quando frequentavo l'Unital sì, non ero cristiana, cioè sì, ok, il battesimo e tutto, ma non frequentavo la chiesa, anzi non. Non eri molto, insomma, praticante, è Esatto, vero. proprio per niente. E infatti anche grazie all'Unitalsi ho riscoperto un po' la fede e ho iniziato il mio cammino di conversione. Ho conosciuto veramente chi è Cristo. E quindi hai conosciuto anche un gruppo dove, insomma, hai potuto condividere anche questa esperienza. Certo, sì. Sì. Che cos'è che ti colpisce in modo particolare di questa esperienza, se c'è una cosa in particolare? Il servizio è una risposta scontata, ma è il servizio perché, appunto, come dicevo prima, io nell'Unitalsi ho conosciuto veramente Cristo perché in ogni malato io vedevo il volto di Cristo. È una cosa, immagino, particolarmente emozionante, Sì. infatti ci stiamo emozionando un pochino Sì. tutti e due. Ma è bella, sai, questa cosa, perché le cose sono belle quando sono vere, non quando sono così artefatte, insomma. Sì. Sì, Tu quindi hai fatto anche qualche pellegrinaggio? qualche sì, abbastanza. Da quando avevo 16 anni ho iniziato a frequentare l'Unitalsi, però sempre piano piano. Non è che sono andata subito a Lourdes, perché appunto non credendo, non essendo praticante, ero un po' sulle mie. E quindi sì, ho iniziato da San Gabriele, da Loreto. Piano piano sono arrivata a Lourdes e poi Lourdes è diventato tutti gli anni. È un pellegrinaggio che non può mai mancare. Infatti quest'anno con il coronavirus, si sente la mancanza Mancanza. di non andare a Lourdes, sì. Ah, sì. Però sappiamo che c'è qualcuno di noi che salutiamo, Marianna. Sì, Marianna, ciao, ci manchi. Sappiamo che è lì che sta pregando anche per tutti quanti noi, perché possiamo tornare presto, perché posso dirlo pure io, essendo Sì. stato a Lourdes, che è una cosa che ti rimane veramente dentro e ti accompagna per tutta la vita. Sì. È un'esperienza che Sì, consigli, quindi. anche se posso aggiungere, ok Prego. che io magari in ogni malato nel servizio proprio vedevo il volto di Gesù. Però ecco lei che mi ha avvicinato a Gesù, ovvero la Madonna, soprattutto la Madonna di Lourdes. Sì, mi ricordo andai la prima volta a Lourdes, non mi ricordo per quale motivo, perché stavo un po' mi stavo convertendo, forse no. Mi ricordo andai da sola, lì alla grotta. Proprio ho detto, io non so manco perché sto qua, perché faccio i rosari, perché vado alle messe, non so manco se esisti, però poi lì lo senti, lo sperimenti, lo vivi. Quindi lì ti sei sentita come abbracciato praticamente. Esatto, sì, accolta, E amata.
Allora immagino che da lì è cambiato parecchio. Sì. Adesso speri, quando sarà possibile, appena sarà possibile, di ritornare? Sì, appena aprono tutto, ritornerò lì a Lourdes, nella seconda casa. Se non quasi la prima casa. Sì. E nel frattempo però vivi i tuoi momenti, insomma, di spiritualità anche. Certo, nel senso, non è che Gesù e la Madonna stanno solo a Lourdes. Cerco di viverlo nel quotidiano. Sì, ci provo. Quindi, insomma, la tua vita è cambiata parecchio. Sì, abbastanza, perché comunque prima avevo un po' una vita spericolata, diciamo. Una vita di una ragazza normale di 16-17 anni, le cose che fanno i ragazzi di questo tempo. E poi, diciamo, mi sono rimessa un po' sulla retta via. Sì, E quindi, insomma, ti sei sentita amata, come dicevi prima. esatto, sì. Senti Virginia, ma è vero che tu a Lourdes hai conosciuto una nostra amica in comune? Sì, che è la mia migliore amica, in seguito è diventata. Ed è Marta che saluto, gli mando un forte abbraccio. E, sì, ci siamo conosciute a Lourdes 2017, in ascensore. Io ho paura degli ascensori, ho il terrore, ma lì al Salus tutti sanno che gli ascensori per forza li devi prendere, tra portare le carrozzine. Via dicendo. E quindi lei, io stavo in ascensore da sola, si è aperta, c'era lei, ho detto sì, meno male, un qualcuno, tutta un po' di fretta, lei era la prima volta che si metteva la divisa ufficiale, i bottoni tutti un po' a caso. Da lì abbiamo fatto amicizia e ci siamo ritrovati a Lourdes, poi da lì ci siamo ritrovati all'università. E non sapevamo che entrambe andavamo a studiare a Chieti. E da lì è nata una profonda e sincera amicizia. Nonché in seguito, Lourdes 2018, mi sono cresimata perché io non avevo la cresima. E lei mi ha fatto da madrina. Sì. Quindi, insomma, si è rinsaldata anche nella Sì. fede questa amicizia. Esatto, quindi questo rapporto si è solidificato ancora di più. Un rapporto veramente profondo, uniti in Cristo. È la cosa più bella. Esatto, sì. Adesso cosa fai? Tu sei studentessa, cosa Sì, fai? allora, 2 giorni fa ho finito tutti gli esami con un Auguri. bellissimo 29 e quindi ora mi laureo a novembre, dovrò fare l'esame di stato per l'abilitazione e sì. Grazie, Allora, veramente tanti, tanti, tanti auguri. E grazie come si dice a Napoli, camarone t'accompagni, perché mille. penso che sia proprio Sì, proprio vero. azzeccatissimo. Sì. Ciao Virginia, a presto. Sì, ciao a tutti, un bacio.